di lei, della famiglia. Allora sanno tutto. Mamma mia, aiutami tu. Sobetta, la cameriera. Che vuoi? Guarda sotto la porta. Le forbici. L'hai prese? Che ci faccio? Apri, che te lo dico. Aspetta. E te sei barricato? Oddio, mi ha messo paura. Massimo, sei brutta, che vuoi? Te voglio far scappare. Come faccio a scappare? Che ci faccio con queste forbici? Ci tagli le lenzuola a strisce, ci fai una corda e te cali giù dalla finestra. Ma non è pericoloso? È più pericoloso, resta qui dentro, figlio mio. Ma la signora Paola non è una cliente. La signora Paola è la figlia più grande, ma la più mascalzona di tutte. Maledetta. Niente di meno, è lei che ti ha messo il veleno nella tazza. Figliacca, mi ha fatto confessare. Scappa più presto che poi, figlio mio. Domani mattina vengono alle 6 a portar via il cadavere. Di chi? Tuo. Ma me posso fidare di te? Va, figlio mio, fa quello che ti ho detto e va tranquillo. Sei tanto buono, sei tanto bello. Lo fai entrare? No. Insomma. Signor Fernando? Eh? Ha bevuto il vino caldo? Sì, signora, l'ho bevuto. Come si sente? Sto tanto male, signora mia. Se apre, le tengo un po' di compagnia. No, signora, sono tutto sudato, mi sento morire. Ecco, bravo, adesso dorme, vedrà che domattina si sentirà meglio. Ecco, grazie, signora. Grazie, buonanotte. Buonanotte. Buonanotte.
sei sempre andata come un orologio. Proprio adesso mi tradisci. Abbiamo pregato l'assassino. Adesso vi ricri e te metta la gomma di scorta. Ecco qua. Di po', che ti senti male? No. Eh? Sto a cambiare la gomma. Ah. Siete voi che ci avete telefonato? Venga, venga, commissario. Se sapesse che notte ci ha fatto passare, notte di terrore. Guardi lassù, vede quella finestra? Si è calato con la corda. Si vede che è un professionista. Ha visto che coraggio? Da quanto tempo è scappato? Da pochi minuti, sapesse quant'è cattivo. Abbiamo avuto vabbè, una vabbè, calmate, vabbè, vabbè, ci penso io. Presto andiamo via, sulla provinciale. Cominciata come lo scherzo. Chissà, aspetta, andrà a finire così. Mi dispiace, ma molto esotero. Se no sabbiano con me. State giù! Dobbiamo mirarlo mentre sotterra il cadavere! Sotterra pure a noi. Alza le mani. Che? Arrenditi. Oh. Sei circondato. Fermi, che fate? Che volete? E non sono mica stato io. Che sospetta di me, signor commissario? Sì, fermo là. Chiama auto 423. Pronto centrale, auto 423, commissario Cataldo, stiamo rientrando. Lo abbiamo sorpreso mentre sotterrava il cadavere. L'assassino è nelle nostre mani. Ma che dice, commissario? Lo rilasci immediatamente. Gli assassini sono già qui in questura. Sono quelli dell'albergo della torre. Hanno già confessato. Cataldo. Dica, eccellenza. Ma che hai combinato? Ma che hai combinato? Te sei sbagliata, che dà? Che vogliamo fare? Vogliamo sciogliere?